scusate un po' di ritardo. Oggi il professor Mariano sarà qui a raccontarci di modelli matematici e come nascono gli algoritmi attraverso i modelli matematici. Però prima di iniziare con il professore, per questo secondo evento della rassegna artificialmente del Circolo Galilei SOMS, prima di tutto alle donne buona festa delle donne, un augurio dal Circolo Galilei a tutte le donne. Seconda cosa importante, vorremmo ringraziare come circolo gli sponsor, quelli che ci danno la possibilità di organizzare questa rassegna. Quindi vi passo un attimo in rassegna velocemente. La CNA, Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Confcommercio Imprese per l'Italia, Treviso, Nason Moretti, Lovat Villorba, New Bike Events, Mattiello Arredamenti, Cicli Trabucco, Cooperativa Antoniolo Conscio, Floricoltura e Garden, Fratelli Cestaro e Montello North Bike Challenge 2024. E entriamo adesso nel vivo della serata. Nel primo evento avevamo avuto l'ingegner Lubrano che ci ha fatto una carrellata storica di quello di come è nata l'intelligenza artificiale e come si sta sviluppando. Poi ci ha anche detto quali possano essere le opportunità e i rischi. Stasera entriamo nel vivo, andiamo dentro quella che l'ingegner Lubrano aveva chiamato la scatola nera, la black box, e aveva detto che non sappiamo bene cosa ci sia nella black box. Il professor Mariano questa sera cercherà di spiegarci e farci capire come nasca l'algoritmo e come la modellazione matematica faccia sì che l'algoritmo che guida l'intelligenza artificiale si muova e agisca. Professore, a lei la parola. Grazie. Ma davvero dovrei parlare di questo? Sì. No. Il contratto. Sì, vabbè, dietro il contratto. Oh, beh sì, un pochino di... Buonasera, innanzitutto. Così è un pochino più scuro, così vedete solo le immagini. Siete tanti. Io ho detto, quando stavamo venendo, io ho detto a Daniele, dico, ma... Insomma, speriamo che sia pateticamente vuota l'aula, così posso addormentarmi. Invece no, siete tanti, devo cercare di dire qualcosa. Che cosa esattamente non lo so, però insomma adesso vediamo. Ora, cominciamo... Insomma, fate un esperimento mentale. Cioè, immaginate quando... No, prima fate andare via del... Ok, è l'algoritmo che non funziona. Abbiamo un algoritmo. Vabbè. Allora, immaginate di essere in grado di avere un'interazione con due interlocutori che voi non vedete. C'è uno schermo davanti a voi. Però voi siete in grado di trasmettere a questi interlocutori... No, è solo un problema di telecamera che non ha la luce sufficiente. Così almeno... Perfetto. Poi l'ultima cosa... Mi sentite dietro? Bene. Poco. Vabbè. Io ho una partecipazione in una società di acustica, però dovrei averci. Va bene, allora dicevo, fate questo esperimento. Immaginate di essere davanti a uno schermo, avete due interlocutori dall'altra parte e voi, questi interlocutori non sono in relazione tra di loro e voi potete... scambiare
informazioni con questi interlocutori. Le informazioni consistono nella possibilità di porre loro delle domande e loro vi danno delle risposte. Allora, questi due interlocutori sono uno un essere umano e uno una macchina. Va bene? Quindi immaginate di stare in una situazione del genere. Una situazione del genere è stata descritta in un articolo che è uscito sulla rivista Mind, vuol dire insomma, mente, nel 1950. È un articolo di Alan Turing. Vediamo se riusciamo a far andare avanti questo affare. Ecco, invece andiamo. Il titolo era Computing Machinery and Intelligence, cioè riguardava la possibilità di fare computazione, però di avere anche un'intelligenza. È quello che è stato definito come l'imitation game. Allora, la conclusione di Turing era la seguente, anzi il suggerimento di Turing. Diceva, se noi che stiamo svolgendo questo esperimento non siamo in grado di distinguere chi è dei due interlocutori, l'essere umano e chi la macchina, allora dobbiamo concludere che sulla macchina, cioè che la macchina è dotata di intelligenza. Allora, questo articolo diede luogo subito ad una serie di polemiche, tra l'altro un articolo non su una rivista divulgativa, un articolo su una rivista tecnica. E questo signore era questo signore qua. Ho messo lì alcune indicazioni sulla sua vita, tanto per ricordarmi qualche cosa. Era figlio di funzionari, è nato in Inghilterra, ma i genitori hanno passato gran parte del loro tempo in India. Gli studi secondari, così, al St. Michael, e aveva essenzialmente... Daniele ha detto che vi parlerò di matematica, non vi metterò nessuna forma, se vi sia chiaro, perché sennò facciamo scappare tutti. Dicevo, studi secondari stentati soprattutto nelle materie umanistiche, però una spiccata attenzione per gli aspetti scientifici, in particolare per la logica, in particolare per la matematica. Questi due fattori saranno essenziali in quello che dirò dopo. E questo lo dimostra nel percorso universitario che sviluppa al King's College. Al King's College lui è tra gli altri suoi professori a Ludwig Wittgenstein, che è stato uno dei filosofi, diciamo, più rilevanti del Novecento e soprattutto è stato un filosofo del linguaggio, anche questo tenetelo a mente. Incidentalmente, Wittgenstein era un ingegnere meccanico di origine, tanto per dire. E tra l'altro era figlio anche di una delle famiglie più ricche d'Europa. Dopo si sposta a Princeton. A Princeton fa un paio d'anni di post-dottorato e lì mette le basi di quella che oggi è la teoria dell'informazione. Seconda guerra mondiale, fa il criptoanalista e a capo del gruppo che sviluppa la decodificazione dei messaggi in codice dell'esercito tedesco, il quale aveva innanzitutto sviluppato la macchina Enigma, che insomma avete, qualcuno di voi forse tutti avete visto il film insomma di Imitation Game. Ma in effetti in realtà non usavano Enigma, perché tra l'altro Enigma l'aveva decriptata un matematico polacco che stava, uno dei fuoriusciti insomma che stavano in Inghilterra, ma usavano Lorenz con un altro numero accanto, un numero di serie che in questo momento non ricordo, che era uno sviluppo anche Lorenz viene decriptata da questo gruppo inglese e alla fine Turing sviluppa un progetto che si chiama ACE, sarebbe
la candeggina, cioè, poi mi danno un po' di soldi anche perché sto facendo pubblicità alla candeggina. E, dove sostanzialmente l'idea è quello di una macchina che sia non solo in grado di calcolare, ma di entrare in relazione logica con un aspetto linguistico, che è la tendenza che abbiamo oggi. Quell'articolo lo fa nel 1950, ci sono delle controversie di cui parliamo tra un attimo, e a tutte queste controversie in qualche modo Turing risponde. In particolare in una su cui mi soffermerò non è del tutto esauriente, ma anche sulle altre non è del tutto esauriente, sono controversie anche filosofiche per cui diciamo si può parlare a lungo. Però questa discussione per lui dura soltanto 4 anni, perché muore a 54 anni. Muore a 54 anni, cioè non a 54 anni, scusate, a 42 anni, muore nel 54, 1954, per sua mano, perché ingerisce, probabilmente avendolo messo in una mela, da cui poi il simbolo di una famosa, diciamo, industria di calcolatori, perché non ce la fa più, perché è estremamente depresso, non tanto per ragioni universitarie, perché era tornato a Cambridge, ma perché l'avevano costretto a subire la castrazione chimica, perché era, cioè, diciamo, la sua omosessualità non era legale in quel momento, era considerata illegale, era una cosa illegale. E quindi le avevano detto o prigione o castrazione chimica, quindi una cosa del tutto tremenda, come potete immaginare. Lui prende gli estrogeni, questi gli danno una, insomma, alla fine decide di chiudere la faccenda, e questo è un guaio terribile dal punto di vista umano, e, diciamo, è inutile che lo sottolinei perché ne siete consapevoli tutti. Però è anche un guaio terribile dal punto di vista, diciamo, dello sviluppo scientifico che sta facendo. Perché? Perché, un attimo, riflettiamo due secondi sul tipo di cose che sono implicite a quella proposta di Turing. Cioè, se voi non riuscite a distinguere dalle risposte che vi dà la macchina e che vi dà l'essere umano, voi dovete dire che la macchina è intelligente. La possiamo accettare? Non la possiamo accettare? Vediamo. Allora, la proposta di Turing è di tipo funzionalista. Perché? Perché bisogna vedere, cioè la risposta è in funzione delle domande che voi fate. Ed è basata su una concezione che è una concezione del 600, una concezione di Thomas Hobbes. E Hobbes, insomma, è uno che nasce nel 1588 e poi, insomma, arriva nella prima metà del 600, è un filosofo inglese che però entra molto presto, come, diciamo, perché faceva lezioni private al figlio del duca, infatti non conclude la sua istruzione universitaria anche per questo, perché Hobbes entra in contatto prima con Galilei e quindi con tutto il gruppo che c'era a Padova, e poi in un secondo momento entra in contatto con la scuola del padre Mersenne e di Gassendi a Parigi. L'idea di Hobbes, che era estremamente pessimista sulla gestione dello Stato e sulla qualità degli esseri umani, perché lui, insomma, diceva che, insomma, la società è sostanzialmente tutti contro tutti, tutta la storia del Leviatano, insomma, non sto qui ad annoiarvi con questo, perché lui diceva: pensare equivale a calcolare.
Attenzione, Turing aveva una particolare predilezione per la logica. Riceve istruzione da uno dei più grandi logici del Novecento e forse di sempre. Quindi per lui pensare equivale a calcolare. Io però vi lascio la domanda, è proprio così? Noi calcoliamo soltanto e tutte le emozioni, tutti i complessi, tutte le paure, tutti gli affetti, tutte le idiosincrasie? Boh, non lo so. Poi, attenzione, Turing presume che la macchina possa accedere al linguaggio in maniera significante. E qui la filosofia, cioè c'è tutta la filosofia analitica dietro, non è c'è soltanto Wittgenstein. Perché a qualsiasi parola noi ci riferiamo, la percezione del significato può oscillare. La percezione del significato non è completamente univoca. E poi, noi abbiamo consapevolezza del significato. La macchina può avere consapevolezza del significato, questo è un punto importante. Poi il test di Turing, Turing è quello che ha definito cos'è una macchina calcolatrice. Il test di Turing ha natura soggettiva, perché siete voi a fare le domande. Quindi se dice, ma se voi se fate questo esperimento, se voi non riuscite a distinguere, ok, io non riesco a distinguere, ma questo signore che sta davanti a me, lui riesce a distinguere. Allora chi ha fatto bene il test? L'ho fatto io o l'ha fatto lui? Quindi è una questione, il test che propone Turing e da cui poi si è sviluppato tutto, una questione del tutto soggettiva. Allora, questo ha dato luogo alle polemiche di cui oggi, quando parliamo di intelligenza artificiale, vediamo lo strascico. E quali sono queste polemiche? Allora, le obiezioni erano di tanti tipi. Il primo tipo di obiezione era di tipo religioso. Va bene, ma allora uno dice, ma quale tipo di religione? Perché ci sono tante. Quindi dipende da... Allora, Turing escludeva la cosa, però la questione c'è. Quindi, non sappiamo. Dice, ma quello non aveva nessuna religione. Attenzione, anche non avere nessuna religione è avere una religione. Quindi alla fine, quello rimane lì. L'altro era relativo all'uso, perché uno diceva, non ci pensiamo neanche, perché il coltello serve per tagliare il pane, ma il coltello serve per ammazzare le persone. Quindi se io do un coltello ancora più grosso e più affilato a uno, sì, mi taglierà meglio il pane, però probabilmente ammazzerà più persone, quindi forse è meglio non darlo, diceva qualcuno. Anche questo. Poi c'erano altre basate sul teorema di Gödel. Gödel era un altro che aveva, una particolare attenzione per la logica, una particolare predisposizione per la logica. E a 26 anni fa una cosa straordinaria. Fa una cosa straordinaria, ma veramente straordinaria. Scusate, mi alzo un pochino perché sennò qua le mie giunture che già sono doloranti. Allora, Gödel è un tipo un po' strano, perché a un certo punto si è lasciato pure lui morire perché non ne andava più di mangiare, non era una cosa. Invece stasera mi ha fatto mangiare una rana pescatrice che non era mia. Allora, che cosa fa Gödel a 26 anni? Gödel fa un teorema del tutto fondamentale. Che dice? E dice questo. Beh, proviamoci. Come? No, prego. Guardi, se c'è qualcuno può dire, io sono ben felice, così mi tolgo di mezzo la... Dunque, prendiamo una struttura formale, cioè prendiamo un sistema di assiomi. Se l'assioma è, questo è, partiamo da qui, quello è quello in cui crediamo. D'accordo? Bilancio di energie, quella è una cosa in cui crediamo.
Dice, ma è vero, non è vero? Senti, intanto partiamo da quella, poi si vede. Prendiamo un sistema di assiomi che sia talmente ricco da poter includere all'interno l'aritmetica elementare. Cioè, da esso possiamo derivare almeno l'aritmetica elementare. L'aritmetica elementare è quella che, insomma, tutti sappiamo far di conto quando andiamo a fare la spesa. Quella lì. D'accordo? Allora, in questo sistema esiste almeno una proposizione che non è in contraddizione con gli assiomi, quindi una proposizione significante della quale non siamo in grado di dire se è vera o se è falsa, che è una cosa indecidibile. Va bene? No, questo distruggeva tutto il programma di Hilbert. Hilbert era un signore straordinario di cui poi, poi ne parliamo dopo eventualmente. Allora uno dice, beh, sai che ti dico? Hai preso quegli assiomi, hai dedotto tutte queste cose, allora questa proposizione, una volta che la trovi, visto che non sai dire se scusate, non lo dice così, esiste. Lui scrive delle proposizioni e dimostra che sono indecidibili, con gli stessi strumenti della logica. Attenzione. Che succede? Ah, se n'è andato, ma non fa niente. Ma non fa niente, tornerà. Forse. Allora, uno dice, facciamo una cosa. Questa proposizione, quella che hai trovato te, hai dimostrato che è indecidibile, prendiamola e rimettiamola tra gli assiomi. Diventa anche lei un assioma, principio primo, a cui crediamo, e poi andiamo tranquilli. C'è un secondo teorema di Gödel in cui lui dice, sì, se fai questo troverai ancora un'altra che è indecidibile. Quindi, la matematica è incompleta. Teorema incompletezza della matematica, ma non solo la matematica, tutte le strutture formali che hanno quella roba lì. E questo la gente dice, allora se tu vuoi fare una macchina che faccia tutto, e poi quella è incompleta. E questo è un altro problema di cui, perché l'intelligenza artificiale, voi non sapete, ma può avere delle allucinazioni, e di queste parleremo. L'altra obiezione è quella che coinvolge la coscienza, ma ne parliamo tra un pochino, è quella più, diciamo, in questo, è, diciamo, in questa lista è quella che ai fini del discorso che sto facendo è probabilmente più rilevante. Poi, e quell'altra è la possibilità di avere un contatto esterno. Cioè, il computer non ha un contatto esterno. Allora Turing dice no, non è vero, perché tanto poi gli possiamo mettere dei sensori che sono collegati a. È vero, questo è vero, però noi possiamo fare molto di più. Cioè, noi ci muoviamo, noi possiamo sperimentare il mondo che ci circonda. Noi possiamo inventarci degli esperimenti. Quando noi entriamo in contatto con qualche altro, noi stiamo sperimentando qualche cosa. Questa una macchina non lo può fare attualmente esattamente come lo facciamo noi. Può avere dei sensori, ma quei sensori registrano quello che noi gli diciamo di registrare. Quindi è una cosa un po'. In effetti c'è questo problema. Poi la mancanza, l'altra cosa che vi osservavo, è la mancanza della capacità di essere autodidatti. Dice no, ma adesso ChatGPT riusciamo a farla essere autodidatta, e poi vediamo che significa per una macchina essere autodidatta. Non è proprio come siamo noi. Non è Giotto, non è neanche Rembrandt, che Rembrandt Hermes zum Verein, che vuol dire è Rembrandt, figlio di Hermes del mulino. Il padrone l'aveva fatto diventare un mugnaio, quello che diceva,
De che se parla, io faccio altro. E infatti, poi c'è un problema biologico. E il problema biologico è che la macchina è digitale e il nostro sistema nervoso non lo è. Poi vi faccio vedere come funziona un pochino qualche cosa, ma non lo sappiamo bene come funziona. L'altra cosa è la mancanza di comportamento informale. E infatti perciò sto facendo il pagliaccio fino ad adesso, perché sostanzialmente questa è una macchina o è programmata a farlo in un certo modo o non se lo inventa. E l'ultima cosa, che io ci ho messo un grosso coso, e qualcuno diceva ma c'era la percezione extrasensoriale, io lascerei perdere, però io faccio l'elenco di quello che hanno detto, quindi devo essere filologico. Tra le altre obiezioni, quella su cui vorrei sottolineare, quella su cui vorrei soffermarmi è questa qui. Può una macchina essere conscia di sé? Che era l'obiezione che era stata fatta a Turing. Turing aveva detto, noi la possiamo programmare perché abbia consapevolezza. Nonostante abbia consapevolezza, cioè la questione non è se noi possiamo programmare la macchina perché dica io sono una macchina. La questione fondamentale è cos'è la consapevolezza e cos'è una consapevolezza innata, non perché qualcuno me l'ha messa in testa. E questo io non lo so, non so se qualcuno lo sa, però io non lo so, perché quello che dice Turing non è consapevolezza, ma è simulazione della consapevolezza. E allora dobbiamo distinguere tra cos'è intrinsecamente una cosa e che cos'è la simulazione di quella cosa. E questo ci porta ai modelli. Adesso la sparo lì. L'intelligenza artificiale si basa su una stratificazione evolutiva di algoritmi. Come? Che è stato? Dica. No, non sento niente. È bella. No, io ho sentito qualcosa, perciò. E ciascuno di essi è espressione calcolabile di un modello matematico e ciascun modello è una rappresentazione dei fenomeni naturali osservati o anche non naturali, o di comportamenti congetturati. Guardate che ci sono modelli matematici anche dello sviluppo delle credenze in un gruppo sociale, o delle intenzioni di voto, o di tutte queste cose qua. Allora, io adesso vorrei soltanto, per il resto di questa chiacchierata, fermatemi quando volete, siete stanchi, evidenti, gente, che io vado a dormire, e spiegare che significano queste due punti, va bene? Allora, cominciamo con algoritmi. Quello cerco di leggerlo bene. Abu Yahya Far Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, cioè da lì nasce la parola algoritmo, nasce dal cognome di questo signore. Vuol dire il qualche cosa, non come facciamo, è indicativo del posto dove sta. È un persiano che nasce nella regione di Corasmia, che insomma prende un po' di Afghanistan, un po' di Kazakistan, un po' insomma, un po' di Persia, un po' di roba qui. E in particolare che sia nato nella zona di Kutrubul e studia nella Casa delle Scienze, che era un luogo di traduzione, cioè dovevano cercare di prendere e trascrivere un po' come gli amanuensi, insomma, dovevano trascrivere e tradurre le conoscenze che c'erano. E questo viene dichiarato matematico
dal califfo Al-Mamun, succeduto ad Harun al-Rashid, che è il quinto califfo della dinastia Abbaside, e gli dedica questo libro qua, che sta qua, che è la Isab al-Yabr wal-Muhabara, che sarebbe l'algebra. Facciamola più breve, l'algebra. Qui, perché algoritmo prende nome da questo signore? Non è l'unico che si occupa di algebra. C'era prima di lui e c'è stata anche dopo di lui. Ma perché in quel libro lui presenta una visione della matematica che è esclusivamente indirizzata alla computazione, quindi al calcolo. Ora, la matematica non è soltanto far di conto. La matematica è principalmente mettere in connessione tra di loro delle strutture astratte. Il far di conto è una conseguenza, quando c'è. Qualche volta non è possibile, e queste strutture astratte noi non le riusciamo neanche a figurare. Allora, perché algoritmo? Perché l'algoritmo è una struttura di calcolo esplicita, non ambigua, che è realizzabile, nel senso che si sviluppa in un numero specifico, in numero finito e specifico di operazioni, e permette di quantificare una qualche proprietà. Io sto guardando quei due che stanno chiacchierando tra di loro, se non c'è una porta o se no. Allora, un esempio è questo qui. L'esempio sono le procedure di calcolo attraverso di cui si determinano le tasse che tutti noi paghiamo. Forse qualcuno lo so, ma io non so. Chi ha chi ha un certo senso dello Stato, quelli le paga. Allora, le procedure di calcolo sono l'algoritmo. Però in quel calcolo voi date più attenzione ad un certo ambito sociale, togliete le tasse per esempio a Daniele, no? Oppure dite che io devo pagare il doppio, fate qualcosa, cioè prendete delle decisioni. Quelle decisioni sono il risultato di una visione che avete della società. Volete dare più peso a una cosa, meno peso a un'altra. Più peso a un'attività sociale, meno peso a un'altra attività sociale. Questo esprime il modello di società che voi avete in mente, quindi la rappresentazione che voi vi fate di quella società. Quindi state voi costruendo un modello. Il calcolo che viene dopo dice: ma non lo faccio io, lo fa il funzionario. Va bene, ma lui esegue esattamente quello che avete detto di fare, e lo fa secondo c'è una procedura. Quella procedura è l'algoritmo, il modello è quello che avete detto voi di fare. D'accordo? Allora, guardate che tutti noi facciamo modelli in continuazione. Allora, qualche volta a me capita, io leggo parecchia letteratura perché mi piace, perché mi dà il tempo di far sì che le idee della fisica matematica di cui mi occupo, quindi io sono uno che fa modelli, non lo dite in giro, dite, se vi chiedono, dice, ha detto che fa finta di fare modelli, e così va bene. Però il nostro cervello è una macchina lenta, non è un calcolatore.
Questo l'ho imparato per la prima volta da un neurologo che era stato, adesso non mi ricordo il nome, ma abitava poco lontano da Gianfranco, non era con i rapporti da lì. Però era presidente dell'Accademia Lince e l'altro era Lince, quindi si scontravano. Lui dice, guarda, il cervello è una macchina lenta. E io ho detto, che vuol dire? Cioè, che basta che facciamo la tomografia assiale di qualcuno, insomma, facciamo e vediamo che la reazione è, cioè ha bisogno di far macerare le idee. Una macchina non ha bisogno di macerare le idee. Io chiedo A, B, B, mi rispondo. Finito. E allora ci devono essere dei momenti in cui io faccio una cosa, ma la testa sta lavorando per fatti suoi. E per me la letteratura, che ne so, per qualcun altro sarà un'altra cosa. Gioca a Ramino, che ne so, sarà una cosa. Qualsiasi cosa. Certo, se uno per divertimento ammazza la gente, quello non va bene. Però, insomma, genericamente. Ora, che cosa succede? Leggendo letteratura, leggendo qualche recensione, a un certo punto uno dice: ah, l'autore, scusi, me la prendo con lei, ma perché ce l'ho davanti. Se è voluta, come dice, a pallavolo, lei mi alza la palla e io schiaccio. Sono messo qui apposta. Appunto, grazie. Poi dopo mi dice quant'è la fattura, la manda dopo, certo. Dicevo, quando dice l'autore, lui, attenzione, l'autore non giudica. Leggete perché l'autore non giudica. Una fesseria gigantesca. Perché tutti noi giudichiamo e lo facciamo in continuazione. La sola percezione visiva o tattile o uditiva, la sola percezione dei sensi, con i sensi e con gli strumenti, che dei sensi sono un'estensione, è un'estensione che viene fuori poi da un modello, ma quello ne parleremo, implica un giudizio, implica una classificazione di quello che stiamo vedendo. D'accordo? Nell'operare questo giudizio, noi in qualche modo decidiamo quali sono gli aspetti che sono rilevanti per noi in quello che stiamo vedendo. E da lì che nascono i modelli. Un modello è essenzialmente l'organizzazione di questo giudizio. Di questo giudizio, che può essere benissimo un giudizio progressivo, e possiamo avere varie raffinazioni nel modello. L'organizzazione in che senso? L'organizzazione logica, l'organizzazione formale. Perché a ogni elemento dobbiamo associare un ente matematico, un ente che poi ha delle proprietà e che può alla fine essere computabile, ma alla fine. E la struttura che diamo fuori è una struttura non contraddittoria. Non contraddittoria. Attenzione. Non è che io dico a lui A, perché in questo momento mi conviene, e poi gli dico B, perché dopo mi conviene di nuovo, e divento rosso, giallo, verde, blu, nero, a seconda, basta che io sto qua sopra. No! Deve essere non contraddittoria. E deve essere coerente. Quindi, poco a che fare con gli umani, però è così. Quello che chiamiamo modello è questo, soprattutto modello matematico. Oh, e qua se n'è andato tutto. Come facciamo a togliere il salvaschermo? Facciamo così. Allora, un modello può essere di per sé stesso una teoria, ma più in generale una teoria è una classe di modelli. Però, vabbè. Allora, c'è una definizione formale di modello, ve la leggo un po', però è nella logica formale, e quindi anche in filosofia del linguaggio.
Io qui ho scritto un po' di cose. Dico, definiamo modello la costruzione di strutture che permettono di attribuire un significato alle affermazioni in certi linguaggi formali. No, quindi cos'è un linguaggio formale? E se no avrei dovuto mettervi in matematica, purtroppo ho deciso di non metterla. Se voi avevate in mente di vedere, insomma, slide pieni di formule, poi prendetela con Daniele, lui mi ha chiesto di non mettercela, quindi, e io poi sento. Un altro se fa parte del contratto. Allora, questo comunque sia, ci deve essere un'analisi di elementi semantici tramite strumenti sintattici. Va bene? Quindi abbiamo strutture formali che ci permettono di dare un significato. Allora, quali sono gli elementi per un linguaggio formale? Un insieme di lettere e di segni, regole per connettere queste lettere tramite segni, una grammatica per distinguere le proposizioni che si possono accettare da quelle che intendiamo escludere dal linguaggio stesso. Quindi, in questa struttura noi siamo in grado di assegnare a delle proposizioni verità o falsità. Punto. Tertium non dato. Il tertium semmai sono indecidibili. Ma verità e falsità come sono in assoluto? No, rispetto a qualche criterio che gli abbiamo dato. Gli abbiamo dato un criterio di verità. Una macchina segue queste cose qui. Poi dice, ma questo criterio di verità, sempre il signore di prima, dice, io sono d'accordo, va bene, non ci sono problemi. Però, logicamente, in quello strumento, in quel form, le cose funzionano così. Poi, se uno non gli piace, le cambia. Io sto parlando, non sto parlando di una, voglio essere chiaro, non sto parlando di una, diciamo, posizione filosofica, etica, morale, politica. No, sto parlando di una struttura formale di come funziona la macchina, è quella. Ora, guardate, la questione della matematica è abbastanza semplice. Io una volta, diciamo, sempre quella volta in cui incontrai quello che mi spiegò che il cervello era una macchina lenta, e stavamo in una villa che sta vicino Roma, e dove c'è una strana scuola dove gli studenti che arrivano da tutto il mondo, non mi ricordo neanche come si chiama, e dove stanno lì e devono parlare il latino. Infatti dopo che abbiamo parlato c'è stato un ragazzo che è salito lì e ha tradotto in latino quello che avevamo detto, ha fatto una sintesi in latino. Loro studiano latino come lingua viva. Io ho studiato al liceo latino e poi ho studiato anche greco, però per me ce le hanno presentate come lingue morte, lì invece sono come lingua viva, perché no, ma non scherzano, perché in realtà da quando arrivano in questo posto li mettono in testa che la devono intendere come lingua viva, perché se chiedono dove sta il bagno loro glielo dicono in latino, e poi se uno lo capisce bene, se non lo capisce poi ha dei problemi in lavanderia, diciamo. E così, allora, in tutto questo contesto c'era anche una signora che diciamo, nata da matematica ma non riuscendo a fare teoremi, si era messa a fare a parlare di didattica della matematica, e allora ha fatto tutta una conferenza in cui diceva che la matematica poi alla fine è materia anch'essa di trattativa. La guardavo, dice, anche quando diciamo decidiamo di cosa è una trattativa. Ho detto, no, scusa, io una, due, tre, poi dopo basta. Non è trattativa. Se io metto su una proposizione, va bene? Se io faccio un modello,
Vi dico, questa cosa funziona secondo me così. Io e sempre quel signore lì possiamo discutere, perché lui dice, secondo me a me non piace, perché non hai messo in evidenza questi aspetti del fenomeno che secondo me sono significativi, e ti faccio vedere perché sono significativi. Io dico, ma noi in effetti forse li possiamo trascurare e possiamo andare avanti a discutere. Ma se io metto lì, scrivo una proposizione tipo queste equazioni hanno una soluzione in questo spazio, la discussione, se lui dice non mi piace, la mia risposta è mi può dimostrare che ho sbagliato? Oppure la sua domanda è, dici questo, benissimo, com'è la dimostrazione? Una volta finita, se quella dimostrazione è corretta, o gli piace o non gli piace, così. E osservai questo. La signora rispose, no, ma io volevo dire che possiamo decidere di insegnare una geometria, possiamo contrattare, diciamo, lei basava tutto sulla contrattazione, possiamo contrattare se insegnare la geometria di Lobachevsky oppure insegnare la geometria euclidea. Ho detto, che cavolo c'entra? Dipende dalle circostanze, dipende da quello che sta studiando. Per esempio, Daniele, che prima mi ha introdotto, dice, mi hanno detto che era la prima volta che lo faceva, era un novizio, ma ha fatto bene, l'avete preparato, ha fatto bene, è una cosa incredibile. Ah, Daniele, di professione, diciamo, si occupa della gestione dei controlli su aerei. Quindi, diciamo, non so se lui personalmente, ma nel gruppo che si occupa di questo, qualcuno i calcoli li fa. Allora, vabbè. Ammettiamo che uno gli avete insegnato la geometria che gli serve per quelli, diciamo, geometria euclidea, anzi, localmente euclidea, poi basta geometria riemanniana del corso che ho seguito, non ti ricordi niente, ma se l'avessi fatto adesso forse ti ricorderesti qualcosa, ma insomma, anzi, dei corsi. Però, è per quella che serve. Immaginiamo che questo invece usi la geometria di Lobachevsky. Ho detto, bene, lei prenda, faccia disegnare un deltaplano con un'altra geometria, non quella che serve in questo ambiente fisico dove stiamo. Io, per me va benissimo, a condizione che poi lei è disposta a prendersi il suo deltaplano e buttarsi dal dirupo. Lo fa? Dice, no, ma io insomma, no, però la discussione, la tua contrattazione di che? O funziona o non funziona. Il computer o si accende o non si accende. Non è che ci sono cose su cui si può discutere fino a domattina e non concludiamo mai. Ci sono cose che sono talmente, sono quelle. Allora, tante cose su cui si basa questo oggetto di cui stiamo parlando sono proprio impostate così. La logica che c'è dietro è una logica di questo tipo. Quindi quando intendo la verità di una proposizione in matematica è la dimostrazione è corretta o no, e la dimostrazione deve essere fatta in un numero finito di passi. Il resto so chiacchiere. Allora, facciamo un esempio di modello. Guardate che il modello non è esattamente come vi ho detto fino adesso, cioè che io osservo qualcosa e poi mi viene l'idea. Perché? Beh, adesso lo vediamo perché. L'esempio banale è questo. Il pendolo. Va bene? Fisicamente, in realtà, c'è questa roba qui. Qui vedete un esempio, sulla sinistra. Qui vedete quello che viene chiamato il pendolo di Ciampi, che è un oggetto che serve per spaccare questa roba qua. Ci mettete un
provino lì, li fate cadere, boom, questa roba qui, e poi calcolate un po' di resistenza di questo. Ma poi noi lo schematizziamo, si vede qui la freccettina, si è persa, ecco, lo schematizziamo così, con un filo, con una massa concentrata in un punto, quello lì è un punto, non è una pallina. E quindi consideriamo, cioè stiamo schematizzando una situazione reale che è questa in questo, e questo è il modello. Quindi stiamo trasferendo da questi elementi che sono abbastanza articolati, stiamo trasferendo qui quelli che ci sembrano gli elementi essenziali. Allora uno di voi mi dice, vabbè, ma questo lo sta facendo fisso, questo invece scenderà un poco, questo sarà più, questa barra sarà bella d'acciaio, mi sembra che è più o meno fissa rispetto a questa, un po' può essere elastica. E certo, allora più ci sono cose, più raffiniamo il modello. Se uno mi dice, ma questa è elastica, non è che mi sta dicendo che questo è sbagliato, vuol dire che è incompleto. E allora ci può, stiamo passando, è come quando siamo passati dalla meccanica newtoniana alla meccanica relativistica, insomma, abbiamo aggiunto delle cose. Ma possiamo fare un'altra cosa. Possiamo immaginare che ci siano delle cose, tipo quella roba lì a sinistra, e poi curiosamente scopriamo se queste cose esistono. Allora, quella cosa lì a sinistra è una cosa che funziona così. Questa è la sinistra. Allora, quella cosa a sinistra è uno dei possibili, quelli che sono chiamati perovskite, cioè che sono le pavimentazioni di Penrose. Allora, c'è qualcuno di voi qua dentro che si occupa di pavimentazioni? Nessuno. Non c'è nessuno che si occupa di pavimentazioni. Lei si occupa di pavimentazioni? No. No, non ha mai pavimentato niente. Ma porca miseria, non ho pavimento. Allora, se voi provate a pavimentare questa stanza con pentagoni, non ce la fate. Punto. Cioè, vi rimangono dei pezzi vuoti da qualche parte. Quindi dovete prendere il flessibile, tagliare le mattonelle e metterci una pezza. Va bene? Allora, sta cosa qui l'hanno fatta in tutta la letteratura islamica, l'architettura islamica, perché sapete non si possono fare rappresentazioni di Allah, di persone anche, di altre cose, ma si può decorare. E allora si decora con motivi geometrici. Allora, su alcune fontane ci sono questa, è quella che si è una struttura di fontana, ci sono delle tessellazioni fatte a pentagoni. Come vedete, se io estendessi tutta quella cosa sul piano, non riuscirei mai a coprire il piano con pentagoni, è impossibile, è matematicamente impossibile, non è una questione di opinione, è così. Nello spazio tridimensionale, con gli icosaedri, non riesco a chiuderlo, punto. Ci sono dei buchi, quelli buchi li chiamano vermi, ma insomma, vabbè, si chiamano vermi, si usano ogni tanto così. Allora, questa cosa qui era un giochino geometrico che ha sviluppato Penrose, che è un fisico matematico inglese. Allora, c'è stato un momento, nel 1984, che Paul Steinhardt, un fisico teorico di Princeton, ha detto, però guarda che se immaginiamo che agli spigoli, no? Ai vertici di ciascun pentagono nel piano ci siano degli atomi e questi atomi siano collegati tra di loro con un'interazione Lennard-Jones, ma insomma lasciamo perdere, è una cosa che se mi avvicino troppo mi respinge, ma se mi allontano troppo si sparisce, insomma una cosa funziona più o meno. Dice, allora ho un reticolo che è un reticolo quasi periodico, perché i cristalli che voi conoscete sono fatti, se erano fatti prima, secondo come sapevamo prima del 2011, erano fatti tutti da ripetizioni periodiche di celle, infinitamente periodiche.
Dice, qui verrebbe una cosa che è quasi un cristallo, perché ogni tanto ci sono sti vermi, quei buchi bianchi che vedete da qualche parte. No, sono bianchi perché quello, lo sfondo è bianco, se fosse azzurro o rosso sarebbero azzurri o rossi, insomma. Non è fontane bianche, che è una fesseria, perché si chiamano, vabbè, si chiamano buchi bianchi. Comunque, lasciamo perdere. Allora, se ne va proprio su YouTube. Allora, nello stesso anno, sempre 1984, Dennis Ketchman, che era un fisico sperimentale israeliano, lavorando nel gruppo di John Kahn all'Istituto degli Standard americano, trova su delle leghe di alluminio, manganese e molibdeno, trova fa una fotografia di quello, un insieme di picchi di Bragg, cioè sostanzialmente ci spara sopra un, non mi ricordo se erano raggi X, sì, credo fossero raggi X, e fa la radiografia sostanzialmente di questa roba. Vede che questa di distribuzione adesso non è pentagonale, perché questo è nello spazio, è icosaedrale. Allora, se è icosaedrale, dice, questo è esattamente, non è un nuovo tipo di struttura della materia, è un quasi cristallo, non è un cristallo. Vabbè, discussioni a non finire, perché arriva Linus Pauling, due volte premio Nobel, io non me lo sogno uno manco la notte, però insomma lui due, che gli dice, non ci sono quasi cristalli, ci sono solo quasi scienziati. Linus Pauling si inventa una cosa complicatissima, in cui fa vedere che una combinazione di gemelli, i gemelli sono delle strutture cristalline che differiscono l'una dall'altra solo per una riflessione, la riflessione è quando ci guardiamo allo specchio la mattina, c'è una struttura che dà un risultato di quel tipo, dove lo scattering delle onde dà un risultato di quel tipo. E cosa dice? No, dice Ketchman, dice, perché se effettivamente fosse così, allora ci dovrebbero essere dei difetti, perché queste strutture che si inventa Pauling effettivamente danno luogo, non possono esserci se non ci sono dei difetti. E io, dice, gli esperimenti che ho fatto sono quasi del tutto certo che non ci siano difetti. Allora, tanti altri ci hanno lavorato sopra, effettivamente. Allora, per tanti anni si è pensato che questi fossero solo strutture di sintesi, perché dove sta? Se n'è andato. Perché quella roba lì, quello su cui Ketchman ha fatto l'esperimento, era una struttura di sintesi, cioè una struttura creata all'uomo, dalla donna, insomma all'essere umano. Fate perdere tempo. In realtà no. Allora, prima di tutto, alla fine accettano la cosa. Nel 2011 la Società Internazionale di Cristallografia cambia la definizione di cristallo, e il cristallo oggi è tutto ciò che è sottoposto, diciamo, a radiografia, ha una distribuzione in picchi di Bragg discreta, tipo quella. Poi se è periodica, se è quasi periodica, vabbè, quello che è. 2011 è l'anno in cui Ketchman gli danno, già che c'erano il premio Nobel, perché dice, boh, così. Che cosa succede? Però queste, dice, sono comunque strutture che ha creato l'uomo. Non è vero, che c'è uno della mia università, l'Università di Firenze, che all'epoca faceva il tecnico, stava nel corso di, insomma, museo di mineralogia dell'università, e stava classificando un po' di cose. Adesso sta all'Accademia di Ricerche, e subito, boom. Perché a un certo punto prende un pezzo di meteorite e fa l'analisi di questa cosa, dice, ma
questa è la struttura tipo quelle sketch. E questo mica l'hanno fatto in laboratorio, questo sta qua. Da dove l'hanno preso? Dalla Kamchatka, regione enorme dalla parte della Siberia. Allora si mettono d'accordo con Stegman, le autorità russe, non sovietiche, erano già passate. Le autorità russe gli danno il permesso di entrare, vanno, cercano sta cosa e in effetti le trovano. Quindi sono naturali, esistono e hanno origine extraterrestre, cioè non sono i minerali terrestri, però arrivano con un coso. Questo è il caso in cui, da un modello immaginato, si arriva a una situazione reale. Come dalla situazione reale prima il pendolo si arriva a un modello, da un modello si arriva a una situazione reale. Non è sempre così, però è così. Professore, sì, mi scusi se la interrompo, per motivi sempre di contratto abbiamo ancora 10 minuti perché sennò ci spengono le luci e ci chiudono. Cioè andiamo pure, ci spieghiamo anche prima. Allora, dice, ma allora quando facciamo i modelli ci dobbiamo confrontare con i dati. È vero, i dati influenzano un modello, ma questo modello anche li trascende perché prevede nuove cose. E attenzione, quando tanti studenti dicono abbiamo validato il modello, no, il modello si può corroborare al massimo, non si può dire è vero, si può corroborare, perché per essere vero dovreste fare tutti gli esperimenti possibili e nessuno di noi è in grado di farlo, né sarà mai in grado di farlo, perché sono infiniti. O possiamo solo falsificare, ma falsificare vuol dire che è totalmente sbagliato, no? Stiamo delimitando la sua area ambiente, il suo insieme di validità, che può essere anche vuoto, però lo stiamo delimitando. Ora, cosa ci indirizza nella costruzione di modelli? Guardate, ve lo dico per esperienza personale, ci indirizza anche l'estetica. L'estetica, qualcosa che ci piace. Guardate che Dirac, che ci ho scritto pure qualcosina, lui ha avuto così la cortesia di metterlo lì, però insomma. C'era Dirac che diceva, io non cerco innanzitutto di fare una teoria, che una teoria sia bella, perché se è bella è vera. E non era l'unico a dirlo, ci sono stati un sacco di fisici teorici a farlo così. Ora, che sia perché, non ve lo so dire adesso in breve, perché qua c'è il tassametro che corre. Però drammaticamente funziona, cioè le teorie che funzionano bene sono teorie che voi mi direte è soggettiva, grazie, però se ne avete una certa frequentazione vedete che sono oggettivamente belle. E quella cosa che nel ricercatore è un fatto soggettivo, poi la struttura matematica, l'analisi, l'esperimento eventuale lo fa diventare un aspetto condiviso, un patrimonio di tutti. Allora, per l'intelligenza artificiale queste strutture algoritmiche, questi modelli sono modelli del cervello, ma noi il cervello non sappiamo bene come funziona. Certo, vi posso dire che c'è una trasmissione di informazione, quello che viene chiamato firing cerebrale, cioè l'infiammazione di queste, che è dato per un trasferimento elettrico, che però non è la corrente elettrica dei cavi, ci sono degli ioni che si muovono attraverso un oggetto che connette un neurone a un altro neurone, e questo oggetto si chiama assone, e che ci sono modelli su come funziona, ancora non lo sappiamo, però è una simulazione di questo e noi questo non lo sappiamo completamente, va bene? Poi per esempio ci sono tutte le questioni del Parkinson o dell'Alzheimer. Per esempio il Parkinson è dovuto qui in parte, ci sono i canali del calcio che sono delle
delle molecole essenzialmente che trasmettono dopamina, e questa qui, quando c'è un eccesso di dopamina, questa struttura qua comincia a trasmettere poco. Ma stiamo quasi finendo. Poi, su questo modello di cervello, ha dietro di sé l'altra necessità di fare un modello di conoscenza. Cioè, che cos'è il ragionamento formale? Quindi serve una ontologia della conoscenza. Quindi dobbiamo decidere quali sono gli oggetti di questa conoscenza, quali sono le proprietà, quali sono le relazioni tra gli oggetti e tra categorie di oggetti. Quindi serve una teoria, una conoscenza della conoscenza, una conoscenza del processo di conoscenza. E allora io che programmo questa cosa, io non so programmare, però se io so programmo questa cosa, esprimo quello che è anche la mia visione sulla conoscenza. Se lui programma quella stessa cosa, ne esprime un'altra visione, forse può darsi che sia la stessa. Deve essere in grado di riconoscere e di interpretare e di simulare le emozioni umane. Attenzione, simulare, non averle di per sé. Non può avere coscienza delle cose. E in quella che chiamiamo GPT, che al momento è lo sviluppo più, che è Generative Pre-trained Transformers, e la relazione, cioè si cerca di stabilire una relazione semantica tra le parole. Quindi si decompone il testo, un testo, un qualsiasi testo, si decompone in elementi che in gergo vengono chiamati token, ma essenzialmente sono quelli che un linguista italiano direbbe lessemi, cioè delle unità che sono significanti di per sé. Allora il problema è dirgli come connetterle. Allora io glielo posso dire in un modo e un altro glielo può dire in un altro. Dice, ma lo impara da sé? Eh sì. Dice, ma si comporta solo come l'è prescritto? Quando uno dice una cosa del genere, ma l'intelligenza artificiale ci dice quello che noi gli diciamo di dire. L'obiezione è no, non è così, perché in questa struttura si inseriscono dei controlli casuali. Questa è la risposta che viene naturalmente data, ed è vero. Il problema è che un computer, che cos'è il caso? Un computer non può generare una cosa puramente casuale, fa una simulazione di casualità e lo fa con, per esempio, con un algoritmo con un periodo estremamente lungo. Allora si cerca di mettere un qualcosa che riteniamo, comunque una connessione con qualcosa che riteniamo intrinsecamente aleatorio. Quindi, per esempio, si registrano le variazioni termiche di una qualche resistenza. Beh, è sempre qualche cosa. Però c'è una cosa che non riusciamo tanto a controllare. Siccome è una struttura stratificata, anche se le scelte, le biforcazioni, cioè arriva a un punto, può andare a destra o a sinistra, non sono veramente casuali, come uno dice, ah no, ma ci sono i controlli casuali, allora è indipendente. Cioè non è veramente indipendente, però sono talmente tante che poi alla fine non riusciamo comunque a controllarle. Però non è una stocasticità intrinseca, cioè non è quella che abbiamo noi nella nostra testa. Dice, ma anche quello, ognuno ha le sue diciamo influenze, dalla sua educazione, dai traumi, dalle cose. È vero, ma i traumi di ognuno sono diversi da quelli di un altro. L'educazione di uno è diversa da quella di un altro. Due ragazzi che stanno nella stessa aula, due persone che stanno nella stessa aula e fanno lo stesso percorso negli stessi anni con gli stessi professori, hanno due formazioni almeno lievemente e spesso men che lievemente diverse. Io ho altre due. Le scelte sono cose if then, se allora,
se facciamo questo, facciamo quell'altro. Però si basano sull'immagazzinamento dei dati. Allora, adesso l'intelligenza artificiale che abbiamo ha memoria corta, perché abbiamo dei limiti, e quello che cerchiamo di fare è di estendere la memoria. Ma non si basano soltanto sull'immagazzinamento dei dati, si basano anche sulla connessione di questi dati. E questa è esattamente la distinzione che c'è tra erudizione e cultura. L'erudizione è il numero di nozioni che voi avete. La cultura, connessa a quella erudizione, è il modo con cui quelle le mettete in mezzo, cioè le connettete, non solo, ma come le comprendete. Poi l'intelligenza artificiale può avere quelle che vengono dette tecnicamente allucinazioni, cioè può dare delle risposte totalmente errate. Gli hanno detto, hanno fatto domande del tipo, che ne so, chi sono quelli che hanno scritto la Costituzione, i padri fondatori della Costituzione degli Stati Uniti, e ci hanno messo delle cose che non erano proprio possibili. Allora, l'incremento di erudizione non elimina per niente la possibilità di allucinazioni. Questo è un fatto provato formalmente, quindi non è perché ci abbiamo fatto gli esperimenti, cioè proprio non è possibile, punto, è un teorema. Però non basta questo, è essenziale il modo con cui voi formulate le domande. Quindi, insomma, per stare più tranquilli, l'intelligenza artificiale non è un oracolo, è uno strumento estremamente utile che inciderà drammaticamente sul mondo del lavoro, ma richiederà nell'utente un aumento di cultura, perché ci devono essere strumenti per valutare il tipo di risposta che si ha. Quindi la questione diventerà sempre più sociale e quindi politica. E alla fine sono due enti con radici distanti. Quello che rimane è da dove nasce il nostro penso, dunque sono. Io quando ero piccolo mi viene raccontato da mia madre che lei stava preparando una lezione, stava vicino al camino a casa, io mi sono avvicinato alla sedia, alla poltrona dove stava, mi sono arrampicato, guardato, ho visto su sto librone che aveva, era il Gemma, ho visto una figura con i boccoli qua, cosa, e ho detto, chi è mamma? E lei mi ha detto, dice, questo era un filosofo francese, dice, che diceva, dice, penso dunque sono. Racconta a mia madre che io sia stato a lungo in silenzio, poi l'ho guardata e gli ho detto, cioè, beh, allora io sono. Insomma, io vi ho messo un sacco di questioni in ballo. Può darsi che non ci siano risposte, può darsi di sì. Un attimo di pausa prima delle domande. Volevo ricordarvi un incontro mercoledì 13 marzo, mercoledì prossimo, al centro sociale 20:30. I nostri amici di 42 linee hanno organizzato un incontro con le classi terze del liceo Berto. Incontreranno la scrittrice Ritanna Armeni e presenteranno il libro Il secondo piano. E vi ricordo anche il nostro incontro del prossimo venerdì, il terzo incontro del nostro ciclo, e non parleremo tantissimo di intelligenza artificiale, perché mentre vi racconteremo in altre puntate le meraviglie dell'intelligenza artificiale nel campo artistico piuttosto che nel campo medico, e parlare delle meraviglie dell'intelligenza artificiale nel campo bellico non ci sembrava molto carino. Però anche questa tecnologia ha grosse influenze e ha, nel campo degli armamenti, e visti anche i tempi che corrono non proprio splendidi da questo punto di vista, una riflessione
sugli impatti della scienza in termini di pace o di guerre, pensiamo che sia assolutamente doverosa. Quindi il nostro ormai abituale ospite Giulio Peruzzi ci intratterrà su questo tema. E lascio a Daniele la linea per le sue e le vostre domande. Quindi si mis pace per parabello. Allora professore, adesso dal pubblico le faranno alcune domande. Vorrei iniziare non io. Le fate, comincio io, sempre per contratto. E lei ha parlato del nostro cervello, quello umano, che è lento. Molto lento, molto in particolare. Quanto aiuterà l'intelligenza artificiale nei centri di ricerca, fra cui quello che lei coordina all'Istituto, alla Scuola Normale di Pisa, e quanto velocizzerà certi risultati su cui oggi state lavorando? E seconda domanda, e chiudo, quanto la politica influenza il lavoro del ricercatore e quanto questo potrebbe aiutare o essere un problema con l'intelligenza artificiale? Boh. No, allora, quanto aiuterà? Dipende dalle persone, dipende da chi la usa e da come la usa. E per pura casualità, diciamo, io sono stato negli ultimi 6 anni nel board delle Philosophical Transactions della Royal Society, e adesso starò per altri 5 nei Proceedings della Royal Society. Il mandato è il massimo per 6 anni e, nei Philosophical Transactions, e lì si è arrivati al punto di dover far dichiarare ai chi propone dei lavori di ricerca se quanto ha fatto uso di strumenti di intelligenza artificiale. Una docente, una professoressa indiana, nell'ultima riunione dei Philosophical Transactions ha dichiarato che tutti i suoi studenti usano l'intelligenza artificiale per scrivere i loro articoli. Io gli ho risposto che se lo facessero i miei studenti gli direi di cambiare mestiere, perché vuol dire che devono metterci loro, devono dire loro che cosa sono in grado di fare, io devo vedere che cosa sono in grado di fare loro. Quindi dipende, è uno strumento, vedremo come verrà usato, ma dipende dalle persone e soprattutto dipende dall'etica che ciascuna di queste persone esercita. Guardate, pure il killer psicopatico ha un'etica, soltanto che bisogna vedere che tipo di etica. Ecco, quindi. Poi la politica, sì, è un disastro, è una cosa che non veramente è un disastro. Cioè la politica, allora, innanzitutto la politica in Italia per la ricerca ha sempre fatto poco, indipendentemente dal colore, ha sempre fatto poco, e se ha fatto qualcosa l'ha fatta tendenzialmente ad persona. Basta che lo fa, insomma, e che ci siano dei motivi. Ma il problema è un altro, se mi posso permettere una lieve deviazione politica. Il problema è un altro, il problema è che l'impressione che si ha è che tendenzialmente si tenda ad abbassare il livello di istruzione, perché questo implica un maggiore controllo da un lato. Dall'altro lato c'è non solo un maggiore controllo da parte di chi governa, ma anche, cioè, se io faccio solo sta cosa, ma anche nelle classi intellettuali stesse,
se io sono l'unico che fa sta cosa, sto seduto qui, se c'è un altro allora sto già in concorrenza a un altro. Cioè è una difesa del territorio che è stupida, radicalmente stupida, perché non si cresce e non si vuole crescere, si vuole sopravvivere, che è una cosa diversa. Se prendete quelle stesse persone e gli parlate delle loro squadre di calcio, e loro vogliono tutti il meglio del meglio nella squadra di calcio, perché con la loro squadra di calcio vogliono vincere la partita. Qui non si tratta di vincere, qui si tratta di crescere, ma insomma è una partita con la conoscenza, con quello che abbiamo. Ci interessa? Non ci interessa? Questa è una scelta politica, ma è anche una scelta etica. Ci sono altre domande? Devo chiedere, i computer quantistici ci aiuteranno abbastanza con l'intelligenza artificiale? Perché, allora, i computer quantistici, uno, se si riesce a farlo. Dai, sì, c'era un collega che era, adesso sta a Napoli, che era veramente, veramente vicino a farlo. Quello che farà sicuramente è aumentare drammaticamente la velocità di calcolo. Però quelle cose rimangono, e quelle non se ne esce per il momento. Ma probabilmente non se ne può uscire. Qui c'è comunque una distanza. C'è una distanza. Vede, noi, questo a tutti avete sentito parlare del QI, no? Quoziente intellettivo. Adesso, siccome quello era una cosa basata esclusivamente sulla capacità, essenzialmente sulla capacità combinatoria. Guarda questi simboli e dimmi qual è quello che non fa parte della sequenza, sostanzialmente sulla capacità combinatoria. Adesso ci si è resi conto che non basta per valutare l'intelligenza di una persona, adesso si sta parlando di un QI emozionale e si sta discutendo molto su come definirlo. Quindi la distanza rimane sempre, certamente sulla velocità di risposta noi siamo una macchina semplice, se vogliamo pensare in termini hobbesiani, cioè puramente meccanicistici, che è una limitazione, cioè nessuno scienziato che sia tale, che si rispetti, è veramente meccanicista, perché sa bene quali sono i limiti, altrimenti si prende in giro. Se vi racconta la favoletta per farsi per l'ego, ma poi. Ma se vogliamo essere puramente opziani, comunque sia, noi siamo una macchina lenta, ma abbiamo un processo di decantazione che lì non c'è, lì è un processo automatico. Se ed è velocissimo, con un computer quantistico, sì, il fattore di scala è. Non riesco neanche a quantificarlo, cioè partiamo da me che corro, che faccio i 100 metri, con una Ferrari che ha già preso, che è partita da più dietro, quindi sta a velocità di crociera, e mi ripassa, e poi va lì e si prende il caffè mentre io arrivo, insomma, cioè è un altro mondo. Domande? No. Ok. Come sono contento. Ringraziamo il professor Paolo Maria Mariano per il contributo di questa sera. Fuori ci sono alcuni libri, fra cui l'ultimo saggio che ha pubblicato il professore. L'ultimo saggio divulgativo. Divulgativo, naturalmente. Ci sono anche dei bigliettini per poter scrivere le vostre mail se volete entrare nella newsletter del Circolo Galilei, e un contributo a chiunque volesse, ci sono sempre dei punti. Grazie a tutti, buona serata, grazie a tutti. Oh, sorry. Va bene, grazie, arrivederci. Aspetta, devo andare nel regalo. Sono da parte del Circolo Galilei, è un
vetro di Murano, una creazione perfetto. Di questa azienda che compie 100 anni. Grazie. Per la parte del circolo Galilei. Si vuole fuori così. Così sponsor. No, attenzione. La cosa che ho valutato è se pesava, perché non volevo portarmi i pesi. Stiamo parlando delle aziende che ancora fanno il vetro artigianale. Anzi, li metto qui, dove sta? Guardi, li metto qua. Grazie a lei. Più di questo sì, che può fare. Non ce ne sono più tante aziende che fanno vetro. No, quello sarebbe un portacandele con ah? No, io vi dico, l'alluminio. Okay. Io vi dico una cosa, io ho a casa dei lampadari del Murano, sì. La cosa che mi ha veramente colpito è che sono stato al Palazzo Loredan, all'Istituto Veneto, e in una delle sale c'è un grande lampadario e la piccola versione di quello ce l'ho in una stanza a casa mia. Però l'ho visto e ho detto, ma quello c'è. Però, sa chi sia l'autore? Eh? Sa chi sia l'azienda che l'ha prodotto? A Murano non so chi, perché non l'ho preso io. Non sono tantissimi. Beh, c'è il cinese che però è quello lì. È bravo il paroviere Toso. No, quello è esattamente questo, con queste foglie che si muovono e si attaccano. Lampadario che ha un sceicco famoso, 20 metri di altezza. 20 metri di altezza, sì, perché loro c'hanno quelle volte. È componibile, no? Sì. Ha elementi componibili. Ma dai, in un giornale quando dico la roba di quando mi morte la prima per 20 volte non riesco a capire ma loro non si attaccano, ma guarda la storia anche io mi dichiarato che loro se sono ancora indietro no, se sempre oggi io ho preso ma adesso no, sì, adesso ho preso lo giri subito no, non lo questo ormai non c'è più no, certo.